difficilmente si può negare che la Germania abbia rivendicato, cosa che ha sempre fatto, sia chiaro, ma insomma adesso l'ha fatto in modo che anche i non addetti ai lavori lo capiscono, ha sempre rivendicato la propria sovranità. Dentro il concetto di sovranità c'è anche quello di superiorità, che vuol dire superiorità della Germania rispetto alla normativa europea, sulla base del principio che sono gli stati a essere i custodi dei trattati, non i trattati a essere i custodi degli stati. Il concetto che gli stati sono i custodi dei trattati è un concetto condiviso da tutti a parole, tranne che dall'Italia, la quale ha deciso che la normativa europea è di rango superiore rispetto alla normativa italiana. Mentre i tedeschi, appunto, l'altro giorno hanno detto che non c'è motivo al mondo per pensare che la normativa europea sia superiore alla normativa tedesca. Perché non c'è motivo al mondo? Perché questa superiorità della normativa europea è concepibile soltanto se dietro alla normativa europea ci fosse una sovranità. Cioè se l'Europa fosse un'unità politica, lo ha detto la signora Merkel in modo chiarissimo. L'Europa non è un'unione politica, quindi la normativa europea non ha superiorità rispetto alla normativa degli stati sovrani. La politica è fatta di sovranità e non di altro. Il diritto vige nella misura in cui ha dietro di sé una politica, altrimenti è un castello di carte. Questo viene detto. Nella sostanza viene detto questo, nella forma è stato detto dalla Germania che la BCE con il quantitative easing di Draghi e poi quel po' di quantitative easing che è seguito a quello di Draghi è andata, come si dice, ultra vires, cioè ha fatto cose che non stavano dentro i trattati che la costituiscono. E si è comportato in modo autonomo, come se fosse una vera banca centrale, espressione di una unità politica, come esiste la Fed negli Stati Uniti, che benché indipendente rispetto al potere politico degli Stati Uniti, tuttavia è uno dei modi attraverso cui si esprime l'unità politica degli Stati Uniti, così la BCE si è comportata come se fosse interna ad una unità politica, come se fosse uno dei modi attraverso i quali si esprime un'unità politica superiore agli stati membri. Il che non è, non c'è, perché rispetto agli stati membri non vi è nulla di superiore, nulla di politicamente superiore. E la struttura giuridica, il sistema normativo dell'Europa può funzionare soltanto come un algoritmo, cioè come un'entità tecnica. Può fare soltanto ciò che gli è stato detto di fare, può solo eseguire i compiti che sono previsti nei trattati che lo istituiscono, senza alcuna volontà autonoma, perché una volontà autonoma della BCE sarebbe una volontà politica, o comunque sarebbe una volontà espressione di una volontà politica. La BCE non ha fatto acquisti di titoli di debito pubblico nei modi e nelle forme dovute previste dai trattati, si è comportata in modo discrezionale. Quindi ha sbagliato, è andata ultra vires. Chi può comportarsi in modo discrezionale? Chi è un soggetto politico? La BCE non è un soggetto politico né fa parte di un soggetto politico superiore agli stati. Naturalmente questo vale quando lo dicono i tedeschi. Se noi dicessimo qualcosa del genere, finiremmo con l'essere definiti sovranisti. Ma la verità è che tutti i ceti politici di governo in Europa sono sovranisti, per definizione. Ogni Stato membro è ancora uno Stato sovrano, tranne per quanto riguarda la sovranità monetaria. La nostra posizione, secondo la quale la normativa europea è superiore alla normativa nazionale, è una posizione, molto azzardata, che il concetto di limite, no? Che la normativa europea costituisce il limite della nostra
della nostra normativa interna, come se appunto noi non fossimo più sovrani. Un soggetto che ammette di avere dei vincoli, dei limiti, non ce li ha di fatto, ma ammette di averli di diritto, non è un soggetto sovrano. Rispetto a questa posizione abbiamo introdotto poi il concetto di controlimite, cioè che in realtà la nostra Costituzione prevale sopra quella europea per quanto riguarda i principi fondamentali. Ecco. Allora, siccome nei principi fondamentali non c'è la separazione dei poteri, sarebbe interessante vedere che cosa succederebbe se per assurdo venisse da Bruxelles l'ordine di confondere i tre poteri, anzi, i due poteri e l'ordine giudiziario, per vedere se noi lo considereremmo qualcosa che fa parte dei limiti o dei controlimiti. La sovranità è il modo d'essere della politica. Prima ce ne accorgiamo, meglio è.